Ad un mese dalla scadenza delle liste per le provinciali, a che punto è il dibattito sul progetto e sulla scelta dei candidati? Per quanto riguarda la provincia, le dicevo, si è aperta ancora la discussione. Subito dopo il Ponte dei Morti, ovviamente faremo un incontro con gli alleati. Bisogna trovare una soluzione di sintesi assolutamente, in maniera tale da avere una rappresentanza un po' di tutte le sensibilità e le parti politiche che sono presenti in provincia di Avellino. Ha poi sentito Alaia? Cioè, c'era stata una sorta di botta e risposta a distanza, insomma, i rapporti nell'ambito del centro-sinistra come sono? Guardi, i rapporti sono assolutamente sereni, poi io capisco che il lavoro della stampa è quello di enfatizzare anche qualche battuta. Io ho una domanda di un giornalista che mi aveva chiesto: il presidente dell'ASI è andato al PD, il presidente della provincia va a Italia Viva. Avevo risposto che non è una divisione della torta, ma come lo penso io lo pensa anche Alaia, non credo sia questo il problema. È ovvio che noi dobbiamo trovare una figura di sintesi, una figura soprattutto che possa rappresentare le intere comunità, e qui, insomma, al di là dei partiti c'è l'importanza e il valore dei sindaci che devono dare un contributo su questo. Ma potrebbe essere anche d'Italia Viva un candidato? Ma non è questione di Partito Democratico Italia Viva, potrebbe anche non essere né del Partito Democratico né di Italia Viva, insomma, bisogna trovare una figura che possa rappresentare tutti.